Giuseppe Fava. Giancarlo Siani. Amerigo Grizzi. E ancora Cosimo Cristina, Mauro Rustagno, Ilaria Alpi. Nel giorno in cui tutto il mondo celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, anche in provincia è stato esposto un fiocco giallo. Un gesto di solidarietà nei confronti della famiglia di Domenico Quirico, l'inviato della stampa sparito in Siria e di cui non si hanno più notizie da 3 settimane. Il 2012 è stato un anno nero per i giornalisti italiani. In 301 hanno subito minacce e pressioni, oltre 1300 le intimidazioni negli ultimi 6 anni. Qualcuno è entrato in casa, non sappiamo chi, e ha ucciso il cane a bastonate e ce l'ha fatto trovare in questo modo, e in quel caso c'erano i bambini. Non solo mafia e intrecci politici, a minacciare l'informazione anche la precarietà economica che rende sempre più difficile l'accesso alla professione per i giovani giornalisti. La verità del giornalismo è quella di guardare sotto alle pieghe delle vicende umane e sociali, anche quelle che rappresentano qualche rischio. Rischi che non scoraggiano chi sceglie di raccontare la realtà. Uomini e donne che ogni giorno, in qualsiasi parte del mondo, mettono da parte la paura per mettere nero su bianco quello che vedono.